Oggi parliamo del low kick. Non mi piace molto come nome, si intende il calcio dato sul ginocchio o sulla coscia, il calcio, diciamo, circolare dato sul ginocchio. Non mi piace molto come nome perché la traduzione è calcio basso. È un calcio che si tira diversamente da un calcio alto, cioè un calcio a parte, non è come un calcio circolare al tronco, ma tirato più basso. È un calcio che nello sport non c'è sempre stato. È stato importato in Italia quasi 30 anni fa. È stato importato in Italia dalla box thailandese, dalla Thai box, perché prima sotto la cintura non si poteva colpire, cioè le gambe non si potevano colpire. Arrivò la savate che aveva i calci sulle gambe, arrivò la Thai box che aveva i calci sulle gambe. Il karate e il full contact non avevano calci sulle gambe, il taekwondo non aveva calci sulle gambe. Il Kung Fu li aveva, ma gare di Kung Fu dove si combatteva ce n'erano veramente poche a contatto pieno. Il calcio tirato con la gamba dietro e tirato sul ginocchio è un calcio a parte, per questo ha bisogno di un nome a parte. Low kick o leg kick non è un calcio circolare tirato basso, come molto spesso si vede. Quali sono le differenze? Il low kick si può permettere di scaricare il massimo della potenza perché è un calcio che ha un tragitto più breve e pertanto se è eseguito con tutto il corpo, perché con tutto il corpo è eseguito per mettere il massimo della potenza, non è così visibile, perché non fa un tragitto troppo lungo come un circolare, magari alto. Tirandolo a gamba tesa, spingendo prima con tronco, anche e gamba, e tirarlo alto è molto difficile. Pertanto, la maggior parte delle persone il calcio alto lo tira frustato. Per quanto riguarda invece sul ginocchio, tutti allenati, e tutti, se seguite queste indicazioni che sto per darvi, tutti riuscirete ad eseguirlo, purché capiate che non è un calcio che si tira estendendo la gamba, no, andrà tirato con la gamba tesa. Vedo però ancora molte persone che la eseguono in questa maniera. Tirarlo snap, cioè frustato, può essere buono per diversi motivi. Per esempio, è un modo per non farsi afferrare la gamba, ma non scarica il 100% della potenza. Allora non è un low kick, è un calcio circolare basso. Quindi io posso colpire così, ma è un calcio basso, ma non è il low kick. Non è il leg kick, non è il calcio che se date bene rompete il ginocchio al vostro No, avversario. no, Luca, tu stai ruotando con l'anca, poi però ti stai fermando e fai proseguire il lavoro alla gamba. No, l'anca è sempre più avanti della gamba. Luca, scendi sulle gambe, non sul tronco. Forza, colpire. Vai, Nina, non ti fermare. Non ti batte nessuno. Nina, sei tosta. Mancano 15 secondi. Vai, Ludovico, non tenere le mani mosce. Serra i pugni. Metti il tronco. Questo è l'allenamento per una gara. Vincete qui e vincete in gara. Forza, spingi, spingi. Voglio il massimo. Francesca, il massimo. Alfredo, il massimo. Vuoi imparare a combattere e vincere nel Sandà? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina. Ho
Sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel Sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti, fai una lezione gratis con me, datti questa opportunità. Clicca il link che trovi in descrizione.